Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo di casting contro spinning. Sì, però non è una sfida, ma al contrario. È un cercare di capire quali sono le esche e le tecniche che vanno meglio per un'attrezzatura oppure con l'altra. Voglio cercare di capire con voi come essere più efficaci, come essere più efficienti in pesca con entrambe le attrezzature. Ovviamente voi potete pescare magari con tutte le esche legate al bass fishing, anche solo con la canna da spinning o solo con la canna da casting. Però è ovvio che magari alcune tipologie di attrezzature sono state disegnate appositamente per essere recuperate e che possono dare il meglio di sé o con una o con l'altra. Quindi ci facciamo una bella carrellata di esche e vediamo dove il casting è meglio, dove lo spinning è meglio e dove magari anche tutti e due messi insieme ci portano al top. Ok, partiamo! Ma prima, sigla! Vediamo intanto casting e spinning che differenze hanno. Intanto i pregi del casting sono senza dubbio la possibilità di montare dei fili di dimensioni molto importanti su un mulinello abbastanza ridotto. Serve per essere estremamente precisi, con il casting riusciamo ad avere una precisione incredibile che con lo spinning non riusciremo mai ad avere. Riusciamo a utilizzare delle esche che hanno tantissimo attrito in acqua, tipo i deep crank, tipo degli spinner di dimensioni importanti, quindi riusciamo a gestire delle esche che con lo spinning sarebbe praticamente difficilissimo da gestire. Qual è uno dei difetti? Che è un po' complicato da utilizzare, è complicato da capire le prime volte, regolazione dei freni, ma qua ci sono tanti video tutorial, anche soprattutto sul mio canale, dove potete imparare tranquillamente a pescare a casting nel più breve tempo possibile. Quali sono i pregi del mulinello da spinning? I pregi del mulinello da spinning sono che si possono utilizzare delle esche molto leggere e molto piccole, quindi quando il bass è apatico e si alimenta su esche molto piccole, la canna da spinning ci aiuta veramente tanto. Inoltre ci aiuta a skippare, questa tecnica che permette di far saltellare l'esca sull'acqua e di farla arrivare al di sotto di cover anche molto intricate. Beh, lo spinning per questa tecnica qua è veramente importante, decisivo e ci aiuta ad essere sempre molto precisi. Quali sono i difetti dello spinning? Beh, i difetti dello spinning sono che non può recuperare esche troppo voluminose che fanno troppo volume in acqua. Ovviamente per la pesca al bass, per la pesca al lucio si usano le canne da spinning, ma hanno un'altra tipologia di dimensione di esche, un'altra tipologia di azioni e di capacità di lancio. Per la pesca al bass, ovviamente per recuperare crank di medie dimensioni, il casting è sempre un passo avanti. Lo spinning ha questo problema, cioè appunto quello di fare difficoltà di recuperare esche che fanno un sacco d'attrito in acqua, in particolare crankbait, e soprattutto all'interno delle cover fa una fatica incredibile a estrarre il bass, perché il mulinello da spinning ha una marea di ingranaggi in movimento e quindi per muoverli tutti con un pesce attaccato che combatte all'interno della cover ci vuole molto più tempo. Invece il mulinello da casting è molto più rapido, molto più immediato, è un piccolo riduttore, non si ferma mai, noi continuiamo a recuperare e il pesce continua a uscire dalle cover. Per quanto riguarda il mulinello da spinning invece arriverà un momento in cui si bloccherà e questo è uno dei problemi più grandi in assoluto del mulinello da spinning e questo è uno dei motivi perché il 90% delle tecniche o l'80% delle tecniche che si fanno nel bass fishing sono estremamente legate alla canna da casting, per un motivo di precisione prima di tutto e due per il recupero e la gestione di esche anche di dimensioni molto importanti. Cominciamo con lo spinnerbait. Lo spinner è un'esca che è disegnata perfettamente per l'attrezzatura da casting. Le palette fanno vibrazioni, il peso dell'esca è importante, quindi è normale che abbiamo bisogno di attrezzatura da casting. Il recupero del mulinello da casting è molto
più fluido con esche pesanti e quindi lo spinner è perfetto appunto per questa tecnica. Inoltre spesso abbiamo bisogno di molta precisione nel lanciare lo spinnerbait e quindi ecco che il modello da casting ci viene sicuramente in grande aiuto. Veniamo al crank. Qua ce la giochiamo alla grande sia col casting sia con lo spinning. Ovviamente se noi andiamo a utilizzare un crank con una paletta così lunga e così importante che fa un sacco di attriti in acqua, il casting senza dubbio ci viene incontro, anche per la sensibilità durante il recupero e per la possibilità di fare anche lanci molto lunghi e di riuscire a sentire molto bene il fondale. Il casting qua ha veramente una marcia in più. Però non esistono solamente crank di queste dimensioni così importanti, in tutta la fascia intermedia si arriva a cranchettini molto più piccoli, molto leggeri come può essere questo. Questo invece è molto più indicato appunto per pescare con la canna da spinning, anche perché ha una paletta molto più corta, quindi fa molto meno attrito, si riesce a lanciare molto meglio con la canna da spinning e ovviamente qua abbiamo una marcia in più appunto con un'attrezzatura meno indicata. Quindi crank, casting e spinning insieme, dipende dal peso e dalla lunghezza della paletta. Parliamo di jerk, del minnow, del nostro minnow, il classico, il pesce foraggio che noi andiamo a utilizzare tutti i giorni in acqua. Anche qua è molto simile al crankbait, come potete vedere questa è una dimensione di un minnow abbastanza grande con una paletta importante. Qua ovviamente la canna da casting ti aiuta a fare tantissime cose, tanto a jerkare perfettamente e a lanciare un'attrezzatura così pesante o comunque più impegnativa. Ovviamente però, come nel crank, non tutti i minnow sono grandi come quelli e non sempre ci serve un minnow di queste dimensioni, anzi a volte ci serve un minnow di piccole dimensioni. Ed ecco qua che il mulinello da spinning e la canna da spinning qua ci aiutano molto di più. L'azione più parabolica delle canne ti permette di lanciare anche un minnow che pesa veramente poco come questo, ti aiuta veramente tanto anche a cercarlo alla perfezione e a fare tante piccole pause. Quindi, minnow, senza dubbio, casting e spinning vanno a braccetto. Parliamo di jig. Ok ragazzi, non toglietemi la pesca casting con il jig. Secondo me il jig è perfetto, tutte le tipologie di jig, sia quello con la testa piatta sia con la testa affusolata per flippare all'interno delle cover ancora di più, anche per i football jig che dobbiamo recuperarli molto in profondità. Beh, il jig dà decisamente il meglio di sé con la canna da casting. Riusciamo a essere molto precisi, riusciamo magari a ferrare molto in profondità, riusciamo a ferrare molto bene all'interno delle cover e possiamo montare sulla canna da casting anche dei diametri di filo molto importanti che per il jig sono decisivi. Qui la canna da spinning fatica veramente tanto, non si riescono a montare spesso dei fili troppo grandi, all'interno delle cover non c'è la stessa potenza, in profondità idem, e soprattutto la precisione viene a mancare moltissimo. Quindi il mio voto per il jig è senza dubbio legato alla canna da casting. Parliamo di tecniche finesse. Il finesse in generale per lanciare vermetti così piccoli e piombature molto leggere è disegnato esattamente per la canna da spinning. Con la canna da spinning si riescono a lanciare esche più leggere e si riesce a far lavorare esattamente meglio appunto delle esche così delicate che hanno bisogno di un movimento estremamente naturale. Quindi drop shot, split shot, neko rig, walkie rig e tutte le tecniche finesse in generale, senza dubbio la canna da spinning ha una marcia in più. Qual è la pecca della canna da spinning in questo caso? La mancanza di precisione. A volte serve essere molto precisi per lanciare attrezzature anche molto leggere e anche molto delicate. Ecco che qua l'attrezzatura da casting ci viene in aiuto. Deve essere però un'attrezzatura da casting molto molto dedicata, quindi qualità elevatissima sia di mulinello che di canna, fili sottili. E si può anche provare a lanciare esche finesse con la canna da casting. C'è una tecnica in generale appunto che viene ridefinita appunto per questa tipologia di attrezzatura e di combo tra esche sottili e canna da casting che si chiama bite finesse. Quindi col bite finesse cercate di acquistare canne dedicate al bite finesse con mulinelli dedicati che di solito sono abbastanza costosi perché appunto devono lanciare esche molto leggere, però si può fare anche quello. Quindi per quanto riguarda il finesse, per il 95% in generale come percentuali un po' strane così, vi consiglio la canna da spinning. Per un piccolo 5% la canna da casting vi può dare un grosso aiuto. Vi ricordate il Carolina Rig?
il video che è appena uscito sul canale, beh, se non l'avete ancora visto, andatelo a guardare. Per il Carolina Rig, dove si usano piombi di dimensioni molto importanti e fili molto grossi, ovviamente la canna da casting è senza dubbio la più indicata. Si riescono a fare lanci lunghi, si ferra molto bene in profondità e si può caricare sul filo tranquillamente anche un 20 libre e montare un piombo da tre quarti come questo. Quindi sul Carolina Rig, ragazzi, non potete scappare. Il casting sarà il vostro toccasana e sarà la vostra tecnica numero uno per catturare pesci a Carolina Rig. Parliamo di swim bait? Beh, qua c'è un bel mondo sotto, sia per quanto riguarda swim bait di gomma, sia per quanto riguarda le swim bait rigide. Buona parte dell'attrezzatura è disegnata per la canna da casting, è fatto per tutto per lanciare esche così importanti che pesano anche 2 once, quindi veramente tanto. Ed ecco che qua la canna da casting è praticamente fondamentale. Inoltre abbiamo bisogno anche qui di fili grandi, quindi il casting è il nostro pane. Ma non lasciamoci ingannare, perché ci sono alcune tipologie di swim bait di gomma, anche molto piccoline, che lì invece la canna da spinning ci aiuta veramente tanto, ci aiuta a skipparle sotto alle cover e ci aiuta a fare recuperi anche molto lenti e molto particolari. Quindi, in generale, swim bait, canna da casting senza ombra di dubbio, ma attenzione, perché sul mercato stanno arrivando anche swim bait molto piccoline che pesano magari 7 grammi, quindi un quarto, ed ecco che lì la canna da spinning ci servirà senza dubbio. Parliamo dell'innesco e della tecnica più popolare in assoluto in tutto il mondo, cioè il Texas Rig. Questo innesco semplicissimo con il nostro piombo, il nostro stopperino, l'amo e la nostra esca innescata il più possibile anti-incaglio. Qua, per quanto riguarda la precisione nel lancio e la varietà incredibile di esche che si possono innescare appunto col Texas Rig, la canna da casting è senza dubbio la vostra più grande alleata. Se andiamo a utilizzare dei piombi più piccoli, quindi delle testine più piccole e dei piombi appunto di dimensioni anche da un sedicesimo un ottavo, ecco che lì la canna da spinning vi aiuta un pochettino. Però diciamo che in linea generale è difficile non consigliarvi il casting per la pesca a Texas Rig, anche perché si possono utilizzare anche dei vermi di dimensioni molto importanti e anche molto pesanti. Quindi buona parte dei nostri inneschi Texas Rig saranno con la canna da casting, quindi allenatevi molto. Poi per qualche micro applicazione la canna da spinning può servire, però in generale qua è casting al 100%. Parliamo di hard bait, in particolare di hard bait galleggianti come il Walking the Dog e come il Popper. Sia uno che l'altro sono due artificiali tipici della stagione estiva che vanno recuperati in superficie. Ovviamente qua le dimensioni contano per utilizzare la canna da casting o la canna da spinning. Più il Walking the Dog e più il Popper sono grandi, la canna da casting ci aiuta a lavorare decisamente meglio sia per quanto riguarda i lanci sia per quanto riguarda i recuperi. Ma per questi artificiali ce ne sono anche di dimensioni molto piccole, quindi è ovvio che lì è meglio andare su una appunto attrezzatura da spinning. Attenzione però a non utilizzare dei fili troppo piccoli per i topwater. Spesso il pesce sale con molta foga, combatte molto e quindi abbiamo bisogno di fili un pochino più grandicelli. Parliamo del Buzz Bait, un'esca che io adoro, un'esca che stimola i predatori anche più grandi, in particolare i bass. Dei super bass ho catturato col Buzz Bait, fa un sacco di rumore, la paletta gira, sposta acqua, il pesce reagisce. È una vera esca da big bass. Ovviamente però questa paletta tanto attrito in acqua lo fa. E inoltre il Buzz Bait spesso ha bisogno di recuperi abbastanza veloci, quindi qua il casting è praticamente immancabile. A Buzz Bait si pesca a casting. Facciamo lanci lunghi, molto precisi, recuperi anche più svelti, possiamo variare il recupero molto velocemente e soprattutto abbiamo bisogno di una ferrata molto importante, quindi ci serve anche un filo di grandi dimensioni. Mai come nel Buzz Bait il casting è da imparare e da apprendere assolutamente. Eccolo il Chatterbait, questa esca un po' strana che è un mix fra un jig e un crankbait, molto interessante. Ovviamente tante vibrazioni, perché la paletta davanti fa tantissime vibrazioni, quindi la canna da spinning diventa già un po' meno adeguata per questa tipologia di artificiale. Ci mettiamo inoltre che nella stagione estiva è perfetto per essere skippato sotto le cover con la canna da casting, mentre invece con la canna da spinning è un pochino più complicato skipparlo. Inoltre ha un amo molto grande. Anche qua servono fili di dimensioni importanti ed ecco che il casting diventa la nostra tecnica preferita anche per il chatterbait. Come avete visto, il casting
la fa da padrone. Buona parte delle tecniche e delle esche per il black bass sono fatte appositamente per pescare con la attrezzatura da casting. Il bass fishing è in generale legato alla canna da casting da sempre e all'attrezzatura da casting da sempre. Quella da spinning ha meno utilizzi, che però è fondamentale magari per lanciare esche leggere oppure per lanciare magari delle esche che fanno in generale meno attrito in acqua. So che molti di voi hanno dei problemi magari con la canna da casting perché è complicato le prime volte approcciarsi per bene e imparare a lanciare con precisione, ma vi garantisco che poi alla lunga diventerà la vostra passione numero uno e vedrete che non potete mai più rinunciare alla canna da casting. Per allenarvi con questa tecnica io ho fatto diversi video sul mio canale, che vi metto in descrizione, dove potete andare a iniziare a fare i vostri primi passi con la canna da casting per diventare dei lanciatori provetti. Siamo arrivati in fondo a questa carrellata. Vi è piaciuta? Se vi è piaciuta, mettete un like qua sotto il video, commentatelo per chiedermi informazioni o per chiedermi qualche dubbio che avete. Come sempre, seguitemi anche su Instagram, dove ci troviamo tutti i giorni per consigli quotidiani.